Ogni giorno nel mondo si producono 3 milioni e mezzo di tonnellate di rifiuti, che alla fine del secolo che stiamo vivendo potrebbero diventare 11 milioni. Europa occidentale e Nord America appaiono come le aree in cui viene generato il maggior numero di rifiuti urbani. Una persona media negli Stati Uniti getta via nella spazzatura ogni mese l'equivalente al proprio peso corporeo. L'elemento più presente nell'immondizia è sicuramente la plastica, la cui produzione mondiale è passata dai 15 milioni di tonnellate agli oltre 310 milioni attuali nel giro di 50 anni. La plastica è un materiale onnipresente nella nostra economia e nella nostra vita quotidiana. Spesso il modo in cui essa è attualmente prodotta, utilizzata e smaltita non permette di godere totalmente dei vantaggi che apporta, ma anzi danneggia l'ambiente in cui viviamo. I milioni di tonnellate di rifiuti di plastica che finiscono ogni anno negli oceani sono circa 150 e rappresentano uno dei segnali più evidenti e allarmanti di questo problema. Tale dilemma è stato affrontato dall'Unione Europea, che ha lanciato la strategia per affrontare le sfide poste dalle materie plastiche, con l'obiettivo di proteggere il pianeta e i cittadini e responsabilizzare le imprese. Secondo i nuovi piani, tutti gli imballaggi di plastica sul mercato dell'UE saranno riciclabili entro il 2030, insieme alla riduzione della vendita della plastica monouso nei vari supermercati. In base ai dati forniti dalla Commissione europea, la produzione mondiale di plastica è aumentata di 20 volte rispetto agli anni 60 e nei prossimi 20 anni dovrebbe aumentare la domanda di plastica riciclata, che oggi rappresenta solo il 6% circa della domanda di plastica in Europa. Nel caso specifico della città di Milano, la nostra metropoli è la seconda in Europa in quanto raccolta differenziata, attirando su di sé l'attenzione della città di New York, che si è interessata alle modalità adottate per il riciclo. Nonostante Milano abbia un atteggiamento così virtuoso nei confronti dello smaltimento dei rifiuti, il problema di produzione di plastica rimane piuttosto consistente. Se ci si pensa attentamente, nasce un paradosso dal fatto che per qualsiasi nostra azione quotidiana si viene a creare un rifiuto in plastica, un gesto quasi incondizionato per la gran parte della città, che può avere diritto ogni giorno a un pasto caldo e un tetto sotto il quale vivere la propria vita. A Milano, però, e senza fissa dimora censiti, raggiungono quota 2600, e una parte consistente di essi passa giornate in strada senza possedere quasi nulla di proprio. Arriva dalla Nigeria un nuovo esempio di bioedilizia, grazie alla quale è possibile riciclare materiali non biodegradabili come la plastica, in questo caso impiegandola nella costruzione di abitazioni. Si riducono così due problemi in un solo colpo, ovvero produrre più unità abitative e ridurre l'impatto della plastica sull'ambiente. Il risultato finale è una casa ben isolata, la cui temperatura interna si mantiene gradevolmente stabile. Quest'idea è applicabile anche nella nostra città, conservando i rifiuti in plastica, soprattutto le bottiglie o recipienti. Per una manciata di mesi è possibile costruire un'abitazione in cui un senzatetto potrebbe passare la notte, senza patire in maniera eccessiva i fenomeni meteorologici di Milano. Costruire case ripulendo l'ambiente e aiutando il prossimo, cosa si può volere di più?
That was definitely it.